Dottor Cavallaro, quali sono le principali criticità, secondo lei, che uno studio deve affrontare quando parliamo di voluntary disclosure? La voluntary disclosure è una procedura complessa in cui c'è una necessità di comprendere qual è la condotta posta in essere dal cliente, che è la base della precostituzione della provvista estera. Quindi le maggiori difficoltà attengono alla comprensione del caso che si pone di fronte al professionista che si interfaccia con il cliente, anche al fine di attivare tutti i presidi, soprattutto antiriciclaggio, che sono previsti dalla normativa vigente. Procedura complessa che comunque è stata un successo perché ci ha permesso finalmente di far riconciliare tutta una serie di contribuenti che avevano commesso delle violazioni dichiarative con il fisco. Si tratta, la voluntary disclosure 1 è stato un vero e proprio successo, la 2 sta partendo più lentamente, ma noi siamo fiduciosi che anche la voluntary 2 sarà un successo come la voluntary 1. Grazie dottore.